Red Canziani, Stefano, Robby e Dodi sono partiti per il Kosovo. Francesca Rizzo ha seguito i Pooh, questo famoso gruppo italiano, che ha deciso di devolvere l'incasso del tour estivo a favore dei bambini del Kosovo, meglio, creando parchi giochi, scivoli e giostre per questi bambini, lì proprio dove i bambini hanno più bisogno di giocare. Star sola. I Pooh in Kosovo. Ecco com'è nata l'idea di un blitz umanitario per portare ai bambini un sorriso in più. Dopo il loro lungo tour estivo, il gruppo italiano ha deciso di destinare parte dei suoi guadagni in scivoli e parchi giochi da destinare alle zone sconvolte dalla guerra. Una troupe di prima li ha seguiti per 2 giorni tra Albania e Kosovo. A Tirana i Pooh inaugurano il primo campo giochi e i bambini li prendono letteralmente d'assalto. Cos'è che non va del tuo paese? Va tutto un po' storto. Non è come negli altri posti. I bambini sono liberi, escono di strada, hanno paura di qualcosa. Abbiamo messo insieme, grazie al nostro pubblico, un po' di soldi. Abbiamo comprato 12 parchi gioco, tra quelli che abbiamo acquistato e quelli che abbiamo racimolato per dono da parte di comuni, regioni e amici, e siamo venuti oggi qui a inaugurare il primo a Tirana, che è stata la città che ha accolto più profughi durante tutta la guerra. Domani siamo nuovamente in viaggio e partiremo per Pristina e poi saremo in Kosovo a Pec. La partenza per il Kosovo è fissata per le 7 di mattina. Un elicottero militare della Marina ci porterà a Pec, perché a Pristina non è possibile atterrare. Sorvoliamo l'Albania, poi sopra il Kosovo vengono predisposte le misure di sicurezza. Ed eccoci a Pec. Dopo il taglio del nastro, i bambini corrono a giocare con una gioia che fa quasi male. È importante il gioco per ricostruire questi bambini? Penso sia fondamentale. Dopo quello che hanno passato, restituire loro un sorriso, riuscire a farli rigiocare insieme, penso sia per loro sia tutto. Dobbiamo veramente ricostruire partendo da loro. I bambini hanno diritto di ritrovare il loro ruolo. Ogni bambino ha diritto al suo posto felice. È tardo pomeriggio quando rientriamo a Tirana, dopo aver mangiato alla mensa dei soldati italiani. Non c'è tempo per cantare, ma i Pooh promettono che torneranno prima della fine dell'anno. Ci sono ancora 10 campi giochi da consegnare ai bambini che hanno vissuto la guerra e che devono imparare nuovamente a giocare. Ridare anche per solo un attimo magari il sorriso e la gioia a dei bambini che sicuramente hanno visto, sono stati testimoni di una guerra terribile, e ripensando a questa cosa mi posso dire ok, anche oggi, diciamo che oggi è stata una giornata importante e utile.